Questa terza stanza è la stanza che riguarda la cultura. In questo angolo stiamo parlando della cultura Makua, una delle etnie presenti qua in Mozambico. Qua vediamo una giovane ragazza Makua, ribelle, che il padre tende a nascondere la sua ribellione ai fratelli minori. Sta succedendo adesso in una società comunque questa ribellione giovanile che può creare problemi all'interno della società. In questo quadro vediamo una statua rappresentante la donna, e la donna è al centro della società Makua, è ritenuta comunque fondamento di tutto, tutta l'economia, tutta la società passa attraverso comunque la donna. Vediamo di fatto un piedestale perché dove c'è comunque la donna c'è questa fortezza all'interno di tutta la famiglia. E anche qua c'è una spiegazione che rappresenta comunque i primi Nobel per la pace vinti quest'anno dalle donne africane all'interno della società. Questo rappresenta invece un problema sociale che è il problema dell'emigrazione. Questo castello rappresenta la fortificazione, la casa. Qua una madre che guarda altrove con il figlio più piccolo e i figli maggiori che stanno partendo alle luci dell'alba per un percorso migratorio, probabilmente in Sudafrica. In questo quadro è rappresentato l'iniziazione di un rapporto tra due nuclei familiari, uno stabile, vediamo questo piede ben ambientato a terra, e da un piede ribaltato. Questi tre giovani sono tre giovani che sono rivolti alla famiglia stabile, dunque camminano con una certa fierezza. Dall'altra parte invece tre che sono titubanti e stanno camminando con uno sguardo verso la famiglia perché comunque si sentono